Dietro delle segnalazioni fatte sia da mia mamma che dalle amiche che sono persone anziane, magari alcune per dire sono magari un po' più, si muovono col bastone, con dei carrelli e utilizzano molto questa stradina che non è una stradina principale, però comunque sia per la gente qui del posto, per diciamo nella zona qui nel circondario, visto che qui al centro commerciale c'è il supermercato, ci sono vari servizi. Queste persone più grandi, diciamo, si muovono a piedi e fanno questa strada perché non ci sono pericoli, perché comunque se tu cammini nella strada, diciamo, normale, ci sono i parcheggi, la gente va indietro con la macchina e te tante volte rischi magari che non vedi la macchina che si muove e rischi di essere anche, diciamo, buttato sotto, no? Sotto una macchina. Quindi le persone più grandi preferiscono fare questo pezzo di strada qua che... Diciamo che viene comunque, ogni tanto viene tagliata l'erba, non è che è una cosa che viene lasciata proprio così, però se fosse curato meglio magari le persone avrebbero un accesso migliore e potrebbero muoversi meglio, insomma, come dico, perché a volte passano anche con delle carrozzelle, persone insomma disabili, ecco. Se si potesse migliorare questo mettendoci un po' di breccia, tagliando l'erba, mettendo qualche bidone, perché vedo che tanta gente purtroppo butta le cose per terra. Invece se c'è un bidone uno prende e raccoglie, voglio dire, no? E magari se più avanti ci fosse l'opportunità anche di una futura illuminazione. Quello dopo dipende dalla disponibilità, no? Dall'amministrazione. Per adesso noi ci accontentiamo anche che di giorno sia un pochettino più accessibile, ecco. Per adesso ci accontentiamo di questo, insomma, questo è un suggerimento che diamo, non è una critica assolutamente, è solo un suggerimento, perché siccome che me l'hanno detto più di una persona, allora mi sono fatta un po' portavoce di questa cosa qui, ecco.